Buonasera, benvenuti al telegiornale di Toscana TV. Prosegue quindi la linea dura voluta dal Viminale contro le occupazioni. Dopo lo sgombero del convento di Careggi, di cui abbiamo dato conto nell'edizione di ieri, stamani è toccato al Circolo del Romito. Entrambi gli immobili erano stati occupati domenica. Qualche momento di tensione stamani con alcuni degli antagonisti che sono saliti sul tetto dell'edificio. Due le occupazioni avvenute domenica scorsa a Firenze, due gli sgomberi scattati immediatamente. Dopo aver liberato ieri l'ex monastero delle Stimatine sulle colline di Careggi da una trentina di persone, tra cui 13 minori, oggi è stata la volta del Circolo del Romito, occupato da ragazzi che si definiscono vicini in realtà anticapitalistiche. Due occupazioni diverse, ma sgomberi immediati, questo è l'undicesimo del 2023, che seguono una precisa direttiva del Viminale. Il Circolo del Romito era chiuso da quest'estate dopo che i gestori avevano spontaneamente riconsegnato le chiavi al comune che ne è proprietario. Stiamo valutando progetti, fa sapere Palazzo Vecchio sul futuro della struttura. Nelle intenzioni degli occupanti, che avevano annunciato una presenza temporanea di una settimana, sarebbe invece dovuto tornare subito ad essere un polo culturale per il quartiere, tanto è vero che avevano previsto un programma di iniziative interrotte dallo sgombero. Quella di ieri, confermano alcuni residenti della zona, era stata piuttosto partecipata. All'arrivo delle forze dell'ordine questa mattina erano rimasti dentro in quattro. Due di loro si sono barricati sul tetto mentre un piccolo gruppo si è fermato davanti al cordone di carabinieri. Le forze dell'ordine hanno anche piazzato una telecamera nel vicino terrazzino puntata sul tetto. Si tratta degli stessi gruppi che hanno occupato l'edificio dell'area ex Lavazza di Viale Corsica, sgomberato nel marzo 2022, e in seguito l'immobile di proprietà della ASL di via Ponte di Mezzo, liberato l'8 agosto scorso. Dopo varie assemblee, avevano deciso per l'azione al circolo di via Sigele. E l'emergenza casa non riguarda solo Firenze. Il comune di Pistoia, a questo proposito, ha stanziato 300.000 euro per il contributo affitti. Il comune di Pistoia ha pubblicato un avviso pubblico per l'assegnazione di contributi affitto per l'anno 2023. L'impegno totale è di 300.000 euro. L'amministrazione, spiega il sindaco Alessandro Tomasi, è intervenuta per garantire il fondo destinato ai contributi affitto, ritenendolo uno strumento di indubbia efficacia, finalizzato ad evitare situazioni emergenziali ben più impattanti sul tessuto sociale. Abbiamo quindi garantito autonomamente il massimo delle risorse che potevamo impegnare per dare questo sostegno alle famiglie. Quest'anno interviene il vice sindaco e assessore alle politiche sociali Anna Maria Celesti. Abbiamo triplicato gli sforzi ritenendo prioritaria tale misura che va in aiuto ai cittadini titolari di un contratto di locazione nel pagamento dell'affitto e che si va ad aggiungere agli altri strumenti già attivi sul fronte sociale. Fino a lunedì 23 ottobre i soggetti in possesso dei requisiti previsti possono partecipare all'avviso pubblico che è consultabile sul sito del comune www.comune.pistoia.it, area tematica politiche sociali, cliccando su servizi per l'abitare e scegliendo l'opzione chiedere il contributo per il sostegno all'affitto. Per presentare la domanda occorre essere residenti nel comune di Pistoia, nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, avere un regolare contratto di locazione e un'attestazione il cui valore ISEE non sia superiore a 16.500 euro e il cui valore ISE non sia superiore a 32.048 euro. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità online attraverso lo sportello telematico indicato sul sito del comune. Se le scrivi. E cambiamo ora decisamente argomento, parliamo di migranti perché oggi a Carrara è arrivata un'altra delle navi delle ONG, Open Arms, in questo caso aveva a bordo 176 migranti. Quasi 100 erano minori, quasi tutti non accompagnati. Per il porto di Carrara si tratta del settimo sbarco di migranti da quando il governo lo ha riconosciuto come porto sicuro. Sentiamo ora Rachele Campi che era per noi a Carrara.
La ONG della Open Arms ha attraccato alle 15 di questo pomeriggio nel porto di Marina di Carrara, a bordo 176 migranti, tra questi 94 minori. Sono la somma di 3 salvataggi in mare avvenuti nel centro del Mediterraneo. A bordo anche un gatto di proprietà di una famiglia di migranti. Una traversata durata 5 giorni che doveva concludersi a Genova, poi il cambio di destinazione nel porto toscano per la 7ª volta. Un giovane appena la Open Arms ha ormeggiato in banchina ha provato a scappare, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine. Arrivano dal Gambia, dall'Eritrea, Sudan, dal Mali. Ci sono 5 casi clinici, una donna incinta, ma mediamente le condizioni di salute verificate al Carrara Fiere insieme all'identificazione sono buone. La distribuzione praticamente è la seguente: dovrebbero essere un 84 in Toscana, poi questi sono quelli che vi sto dicendo, sono misti, adulti e minori non accompagnati. Stessa cosa per la Liguria, poi invece solo minori non accompagnati, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Questo è il primo sbarco in Toscana dopo la sentenza di Catania che ha ordinato la liberazione di 4 migranti tunisini detenuti nel nuovo centro di permanenza per il rimpatrio di Pozzallo in provincia di Ragusa. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha detto che il governo sta pensando di impugnare la sentenza. Penso che sia il caso di cominciare a fare conti con questo fenomeno storico, cominciare ad approcciarlo in maniera sistemica e facendo sì che queste persone possano essere accolte degnamente e avere un futuro da noi. E a proposito di migranti, appunto di sentenze del Tribunale, dopo quella di Catania c'è stata un'altra sentenza, questa volta del Tribunale di Firenze, che va contro il decreto Cutro. Il provvedimento, firmato da un collegio presieduto da Luca Minniti, ha infatti annullato l'espulsione di un tunisino perché, secondo i giudici, il paese di origine, la Tunisia appunto, non è un paese sicuro. I giudici, spiegando nella sentenza le motivazioni, dicono che non è sicuro alla luce degli ultimi avvenimenti, ma anche di pareri negativi e per la preoccupazione per il mancato rispetto dei diritti umani che sono stati espressi anche dalla Commissione europea. Quello del Tribunale di Firenze è il secondo provvedimento in pochi giorni, dopo quello appunto a cui faceva riferimento anche nel servizio, si faceva riferimento al servizio del Tribunale di Catania, che in quel caso ha disapplicato la parte del decreto Cutro che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo che arrivano da paesi considerati sicuri. E passiamo ora alla cronaca, perché c'è stato un maxi controllo dei carabinieri del NAS in tutta l'Italia centrale, ha riguardato circa 400 centri sportivi e palestre. In Toscana ne sono stati controllati numerosi, sono emersi in 25 delle irregolarità e per 3 è stata chiesta la chiusura. 413 strutture sportive di Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e Abruzzo sono finite sotto la lente di ingrandimento dei 12 NAS dell'Italia centrale per verificare il rispetto della normativa sul rilascio di certificati medici per lo svolgimento di attività sportiva. Nel 28%, pari a 118 unità, sono state accertate violazioni, di queste 7 talmente gravi da far scattare l'immediata sospensione delle attività. I carabinieri del nucleo antisofisticazione infatti hanno accertato l'assenza del defibrillatore salvavita, che è obbligatorio nello svolgimento di attività sportiva, la presenza di ambulatori in assenza delle previste autorizzazioni, il rilascio di certificazione medica per l'idoneità all'attività sportiva non agonistica da parte di medici non autorizzati. Per altri 7 casi è stata richiesta la sospensione, tuttora in corso di valutazione. Complessivamente sono 81 le persone segnalate alle autorità amministrative, 9 quelle denunciate in via penale. Le violazioni contestate tra penali e amministrative ammontano a 176.000 euro. Entrando nel dettaglio, in Toscana sono 25 le strutture sportive in cui sono state riscontrate irregolarità e 11 i medici segnalati all'autorità amministrativa per aver rilasciato certificati senza autorizzazione. Firenze fa la parte del leone con 10 strutture segnalate e 6 medici non in regola, ma si riscontrano irregolarità anche a Pistoia, Siena, Prato e Arezzo. Nessuna delle 7 attività sospese è in Toscana, mentre lo sono 3 delle altre 7 su cui grava la richiesta di sospensione. Si tratta di 3 palestre, una a Firenze e 2 a Pistoia.
È stata sospesa per 30 giorni la licenza alla discoteca di Lastra Signa, in provincia di Firenze, dopo gli accoltellamenti di due marocchini da parte di un connazionale avvenuti domenica scorsa. Lo ha stabilito il questore di Firenze su proposta dei carabinieri, che hanno svolto delle indagini su due risse. Quella più grave appunto è quella di domenica, quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due marocchini al culmine di una lite sono stati feriti da un connazionale armato di coltello. Uno dei due si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Careggi. E chiudiamo ora la pagina della cronaca, parliamo invece di pesca, perché è scattato anche nel mare toscano il periodo di fermo pesca. Coldiretti dice bisogna cambiare le modalità. È scattato anche nel mare toscano il fermo pesca, provvedimento fondamentale per garantire la ripopolazione della fauna ittica. Nella nostra regione sono 120 i pescherecci a strascico che rimarranno in banchina fino al 30 ottobre. Coldiretti Impresa Pesca Toscana non contesta il provvedimento necessario per evitare squilibri ambientali, ma la modalità obsoleta. L'attuale assetto organizzativo del fermo pesca, basato principalmente su un tempo di stop della pesca, risale al 1985. Allora accolta come misura d'avanguardia, oggi non lo è più, ricorda Coldiretti. Sapendo che esistono altri sistemi di rilevamento e comunicazione dei dati, siamo in possesso di questi dati ed altre tecnologie stanno avanzando, si sa dove sono i pescherecci, dove operano, cosa scaricano, eccetera. Secondo noi, ipotizzo una prima ipotesi, ma sono tante quelle in ballo, voglio dire, già sappiamo dove gli stock si riproducono, quando si riproducono, per cui basterebbe chiudere totalmente quelle aree, anche alla piccola pesca, non solo allo strascico, ma totalmente, nella fase riproduttiva. L'importante è che nelle altre aree si possa continuare a pescare. Un cambio di passo nel rispetto dell'ambiente sarebbe ancora più urgente adesso, sottolineano, con il comparto in crisi dopo gli anni di Covid e le impennate del gasolio, che negli ultimi tre mesi ha fatto registrare un incremento del più 25% fino a un euro al litro. Per questa cosa la Commissione europea, quindi l'Europa, ha deciso che il pescatore ha diritto a una compensazione. Purtroppo da qualche mese si è passata a diversi anni di ritardo. Voi pensate che le compensazioni per il fermo ai pescatori che non sono state pagate sono quelle dell'anno 2021 e 2022. La moda italiana va alla conquista dello spazio. Sarà infatti Prada a firmare le tute spaziali degli astronauti che torneranno sulla Luna. Alta moda e spazio, un connubio impensabile fino a pochi anni fa, che invece ora vede protagonista proprio un marchio toscano, quello di Prada, simbolo del Made in Italy in tutto il mondo. La casa di moda Retina firma le tute spaziali degli astronauti che sbarcheranno di nuovo sulla Luna, probabilmente tra un anno. Prada è stata scelta dall'azienda privata americana Axiom Space per una collaborazione inusuale nell'ambito delle missioni Artemis della NASA, che ha affidato la realizzazione delle tute all'azienda statunitense come parte di un contratto da 228,5 milioni di dollari assegnato nel settembre 2022. Prada assisterà alla Axiom soprattutto per lo strato esterno della tuta spaziale, che dovrà proteggere le parti interne senza ostacolare la mobilità. Le ragioni tecnologiche che spingono a collaborare con un'azienda come Prada non sono ovvie, commenta Michael Suffredini, amministratore delegato di Axiom Space, ma è più di una semplice azienda di moda. Fanno un bel po' di cose tecnologicamente avanzate. Suffredini ha affermato di essere interessato a sfruttare l'esperienza di Prada nei materiali compositi. Utilizzando questi materiali per le parti del busto, dei pantaloni, della tuta, infatti, la si potrebbe rendere molto più leggera, un miglioramento che sarebbe molto vantaggioso. La collaborazione di Axiom con Prada potrebbe espandersi anche ad altri progetti, come quelli che riguardano la stazione spaziale commerciale. Per il design dello strato esterno ci concentreremo sulla funzionalità, ha spiegato Lorenzo Bertelli, direttore marketing del gruppo Prada, che non esclude un po' di creatività. Non hai la minima idea dello stile, del senso della moda?
e sarà interamente dedicata alla dolcezza. Il prossimo fine settimana alla Villa Il Mulinaccio a Vaiano, in provincia di Prato, perché ci sarà l'evento Dolce Stil Buono, con in calendario degustazioni, show cooking e laboratori. Filiera corta e riciclo sono i temi scelti per la terza edizione di Dolce Stil Buono, la manifestazione dedicata alla pasticceria organizzata dal Comune di Vaiano e Confartigianato Imprese Prato per il fine settimana del 7 e 8 ottobre. Villa Il Mulinaccio ospiterà 13 stand dei maestri pasticceri, ma anche tanti laboratori per adulti e bambini. La parola chiave per Dolce Stil Buono è sostenibilità, riciclo e quindi riuso. E quindi ci pareva un grande seme da gettare anche con i bambini. Tanti produttori di filiera corta, perché altro tema importante per questa edizione, la terza edizione Dolce Stil Buono, sono anche i produttori di filiera. Due giorni di degustazioni con anche la possibilità di visitare la Villa Il Mulinaccio e di aiutare le famiglie in difficoltà. Come per ogni edizione, infatti, è richiesto un contributo di 5 euro per l'ingresso, che sarà interamente devoluto alla Caritas locale e all'Associazione Aiuti alla Vallata. Produttori di materie prime a Prato non ci manca niente, abbiamo agricoltori che producono il grano, produciamo la farina, abbiamo olio, fichi, vino, miele, prodotti da latticini. Che cos'è che ci manca? Uniamo le nostre forze, uniamo la voglia di fare, prima di tutto siamo artigiani, sicché sappiamo come si fa. Per laboratori e show cooking, per cui è prevista anche la partecipazione degli studenti del terzo anno dell'Istituto Alberghiero Datini, è obbligatoria la prenotazione. E Pistoia celebra un suo famoso concittadino, Enrico Betti, matematico di fama mondiale, di cui ricorre quest'anno il bicentenario dalla nascita. Al Via Pistoia una serie di eventi per celebrare Enrico Betti, matematico di fama mondiale, di cui quest'anno ricorre il bicentenario della nascita. Un uomo illustre e importantissimo non solo per la matematica, ma per la filosofia e per quello che ha dato nell'insegnamento ai ragazzi e alla storia proprio della matematica e della scienza. Si parte con una mostra all'interno della Biblioteca Forte Guerriana, dove sono esposti documenti, manoscritti, libri. E è tutta una raccolta di documenti che sono stati raccolti fino ad ora in questa preziosissima Biblioteca Forte Guerriana. Per proseguire con un convegno in collaborazione con l'Università di Pisa e anche una borsa di ricerca messa a disposizione dalla Fondazione Caripit. È uno che ha aperto la strada all'Europa, alla matematica italiana verso l'Europa, lavorando e cooperando con i più grandi pensatori matematici della seconda metà dell'Ottocento. Quindi è una figura che è una sorgente di pensiero, una sorgente di studio, di approfondimento, di cui la città deve essere orgogliosa e che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia onorerà ulteriormente, avendo finanziato un assegno di ricerca proprio sulla linea di lavoro che Betti ha aperto più di 150 anni fa. E restiamo a Pistoia perché l'atrio del Palazzo Comunale ospita una mostra fotografica molto particolare. Sono stati infatti i bambini a fotografare gli angoli della città. Hanno fermato l'attimo come solo i grandi fotoreporter sanno fare, ma loro, gli autori degli scatti, sono bambini che l'anno scorso, quando sono state realizzate le foto, frequentavano la scuola dell'infanzia Marino Marini di Pistoia e che a settembre sono entrati in prima elementare. Le loro opere sono esposte nell'atrio del Palazzo Comunale di Pistoia, in Piazza Duomo. La mostra fotografica Il linguaggio delle immagini è il frutto di un progetto educativo realizzato dall'area Bambini Verde con i bambini e le bambine del gruppo dei 5 anni della scuola dell'infanzia intitolata Al grande artista pistoiese. Il loro sguardo è stato uno sguardo attento, curioso, attraverso la fotografia hanno restituito un'immagine della città e anche degli abitanti della città e attraverso degli scatti che colgono delle relazioni, colgono dei piccoli particolari che
fanno proprio vedere come lo sguardo del bambino, che spesso viene considerato poco, sia invece uno sguardo attento, uno sguardo intelligente sulla città. Il percorso Apri gli occhi in un clic ha stimolato i piccoli ad essere curiosi attraverso l'educazione visiva, allenando il loro sguardo allo stupore, alla meraviglia, a guardare le cose per cercare il particolare da prospettive e punti di vista diversi, abituandoli ad essere attenti e sviluppando qualità come la pazienza e la costanza. Sono andati a giro per la città con la macchina fotografica e hanno fermato con uno scatto le immagini che a loro più piacevano. La mostra, aperta a tutti, potrà essere visitata fino al 16 ottobre. E vi portiamo ora a Montenero, il santuario sopra Livorno, un luogo mistico che ogni anno attrae centinaia di migliaia di persone. È chiamato comunemente Santuario di Montenero, ma il suo vero nome è Santuario della Madonna delle Grazie. Le origini del santuario, che sorge sulle colline livornesi, risalgono al 15 maggio del 1345, festa di Pentecoste, quando, secondo la tradizione, un povero pastore storpio trovò l'immagine miracolosa della Vergine Maria e, seguendo un'intuizione interiore, la portò sul colle di Montenero, luogo già conosciuto come rifugio di briganti e per questo considerato oscuro, tenebroso, il Monte del Diavolo. Sono tante le leggende che si susseguono, ciò che è certo è che il santuario è meta di pellegrini. Quanti visitatori attrae il santuario? Prima del Covid all'incirca 700.000 pellegrini all'anno, dopo il Covid purtroppo sono diminuiti per questa paura che ancora c'è ad uscire e a venire qua su. Speriamo che si ricominci con coraggio i pellegrinaggi. All'esterno il santuario è preceduto dal famedio, il luogo di sepoltura riservato ad alcuni illustri livornesi, e all'interno comprende anche una ricca galleria di ex voto. Abbiamo le gallerie vecchie e nuove con all'incirca 12.000 ex voto. L'ex voto è un quadretto in cui si raffigura la grazia ricevuta da Maria Santina, oppure un cuore che dice grazia ricevuta. Perché venire al santuario? Per rinnovare la nostra fede nel Signore mediante il patrocinio di Maria Santissima e confessarci, cioè riconciliarsi con Dio. E oggi ricorre un anniversario importante. Il 4 ottobre 1964 fu infatti inaugurata l'Autostrada del Sole, un'opera davvero avveniristica per l'epoca, che unì l'Italia e, pensate, fu realizzata in soli 8 anni. Il 4 ottobre 1964 viene inaugurata l'autostrada A1 Milano-Napoli, anche chiamata Autostrada del Sole. La posa della prima pietra risale al 19 maggio 1956. L'intera opera fu inaugurata dall'allora presidente del Consiglio Aldo Moro dopo solo 8 anni di lavoro. Un'opera davvero avveniristica, capace di unire l'Italia. Una striscia d'asfalto lunga quasi 760 km che attraversa 6 regioni. Prima, per andare da Milano a Napoli, ci volevano più di 2 giorni. Fu determinante per il boom economico degli anni 60 e pose l'Italia all'attenzione del mondo. Il 4 ottobre 1964, al Casello di Firenze, il presidente del Consiglio Moro inaugurò in diretta televisiva l'ultimo tratto della A1, definendola un'impresa ardita e geniale per il cui successo sono state impiegate, con straordinario risultato, le grandi risorse della scienza, della tecnica, del lavoro, della genialità creatrice del popolo italiano. La celere costruzione dell'Autostrada del Sole provocò purtroppo numerose vittime di morte bianca. In particolare morirono diversi operai impegnati nei lavori sul tratto appenninico. Il giorno dell'inaugurazione, nella chiesa di San Giovanni Battista, progettata da Giovanni Michelucci, posta nel tratto finale della Firenze Mare, fu posata una lapide commemorativa in latino al ricordo di quei caduti. Era questo l'ultimo servizio del nostro telegiornale, non ci sono altre notizie. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata. Vi ricordo che alle 21:30 su Toscana TV andrà in onda il film La Casa Russia.